bloccati per 24 ore i porti nazionali. I lavoratori portuali di Civitavecchia si sono radunati davanti alla sede dell'autorità portuale con un presidio gestito dalle varie associazioni sindacali per sottolineare a gran voce due questioni importanti. Il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali con un giusto salario che permetta di recuperare il potere d'acquisto e di riconoscimento ai fini pensionistici del lavoro in macchina come usurante. Oggi sono presenti qui in piazza davanti all'autorità di sistema portuale anche molti lavoratori della PAS e la società Inaus che si occupa della sicurezza e che chiede la firma di un contratto, il 330, firmato dal Presidente, dopo un lavoro che lo stesso Presidente ha fatto in maniera rigorosa, meticolosa e che però oggi non si sta formalizzando perché qualche ufficio particolarmente zelante sta rallentando questo iter. Un iter che noi vogliamo che si chiuda presto per dare certezza a questi lavoratori e a queste lavoratrici. Un contratto che per questi lavoratori rappresenta il capisaldo per recuperare il potere D'acquisto che si è perso negli anni precedenti, anche chiaramente dovuto al Covid. Questi lavoratori non si sono mai fermati, ma allo stesso tempo hanno subito processi di cassa integrazioni, processi di riqualificazione aziendali, quindi hanno sofferto per il, per il triennio passato e anche per pianificare quello che è il triennio futuro, anche perché negli ultimi mesi abbiamo registrato un'inflazione che è cresciuta in doppia cifra. Fino ad oggi i contratti eh, e noi siamo disponibili a mantenere questa. Eh, questa modalità con delle opportune correzioni ha tenuto conto del, eh, del, di un valore che è quello dell'IPCA, che praticamente è l'inflazione depurata eh, del, de, de, dei valori energetici. Ma in questi ultimi tre anni, eh, essendo l'energia diventata un fattore condizionante del, del, dell'inflazione, non, non si può immaginare di tenere. Il, di aumentare i contratti senza valutare che l'inflazione è cresciuta molto di più di quel valore che abbiamo utilizzato fino ad oggi e quindi c'è necessità di un meccanismo di recupero ed è quello che noi stiamo chiedendo.